È stata inaugurata alla Rotonda di San Francesco a Sulmona la mostra didattica dell'Istituto Comprensivo Serafini di Stefano. Il tradizionale appuntamento a conclusione dell'anno scolastico si articolerà in 4 giornate con iniziative che accoglieranno i visitatori, in esposizione gli elaborati creativi dei bambini. Sono rappresentati tutti i lavori prodotti non solo dagli alunni della scuola materna, ma anche elementare e dei professori della Serafini. La cerimonia inaugurale, a causa della pioggia, è stata spostata nel cortile di Palazzo San Francesco. Ad esibirsi è stato il gruppo della Cordesca del Borgo San Panfilo. A seguire i bambini, sempre in spazi ristretti per via del maltempo, sono stati protagonisti di alcuni giochi. Sarà così fino a venerdì, con un programma che prevede intrattenimenti musicali, un'estemporanea di pittura e tanto divertimento. Ad accogliere le persone nella Rotonda di San Francesco saranno i lavori degli alunni, che intendono sensibilizzare su alcune tematiche anche di stretta attualità, come il Monte Morrone, ferito dagli incendi nella scorsa estate. Protezione del territorio, ma anche c'è tutto un discorso anche contro le mafie, ma anche di rivalutazione del territorio dal punto di vista artistico di Sulmona. Infatti abbiamo visitato tutte le dimore antiche del Medioevo e del Rinascimento, di conseguenza nonché i castelli del territorio, cioè c'è stato un po' uno sguardo attento un po' a tutte le tematiche che interessano il nostro territorio. Nella mattinata della giornata conclusiva della mostra di venerdì 1 giugno alle 11, sempre nella Rotonda di San Francesco, l'Istituto Scolastico Sulmonese verrà premiato per aver vinto il progetto Vorrei una legge che, l'iniziativa del Senato della Repubblica che ha l'obiettivo di avvicinare i più piccoli alle istituzioni ed incentivare il senso civico. È una grande soddisfazione, non solo per gli insegnanti, ma soprattutto per gli alunni, che si rendono conto che c'è anche uno Stato che è attento alle loro iniziative. Sono circa 8 anni che presentiamo questo progetto e ogni anno abbiamo ottenuto dei buoni risultati. Quest'anno saranno proprio quelli del Senato a venirci a portare questo premio nella giornata del 1 giugno.